Prego. Grazie Presidente. Allora, questo ordine del giorno è strettamente collegato a diverse richieste che i lavoratori dell'ATM fanno al Comune di Milano. Molti lavoratori abitano fuori Milano e si trovano ad attraversare sia area B che area C. Allora la richiesta sostanzialmente è ipotizzare per i dipendenti dell'ATM che si dirigono ai posti di lavoro l'accesso libero in area B e in area C, una scontistica di almeno l'80% per i lavoratori di ATM che parcheggiano l'auto presso i parcheggi di interscambio. Cioè, cosa vuol dire? Che molti dipendenti ATM che ad esempio abitano a San Donato Milanese utilizzano la macchina da casa fino ai parcheggi di interscambio e quindi chiedono uno sconto importante per il parcheggio dell'auto e di prevedere viceversa il libero parcheggio in prossimità dei depositi dell'ATM quando lasciano l'auto nelle strisce blu e nelle strisce gialle, ovviamente sempre durante l'orario di lavoro. Cioè fare in modo che i dipendenti che arrivano ai depositi, ad esempio quello di Via Novara, possano lasciare l'auto in prossimità del deposito senza pagare le tariffe del parcheggio. Grazie. Grazie consiglieri. Assessora Cenzi per il parere. Presidente Osculati, non avevo visto questo cambiamento. Devo esprimere un parere negativo per questo motivo, non perché la richiesta non sia corretta, ma perché i lavoratori ATM in questo caso, o comunque tutti i lavoratori turnisti o che svolgono il loro lavoro in orari disagiati, hanno diritto a tutte le agevolazioni già previste per i lavoratori delle aziende con le medesime condizioni di lavoro. Grazie Assessora Cenzi. Consigliere Marcora, di nuovo la parola, prego. Sì, grazie. Volevo soltanto spiegare all'assessore che le domande non sono solo quelle a cui lei ha dato risposta, ma sono legato ai parcheggi e quindi lo sconto, alle strisce e soprattutto io non dico ai turnisti, al libero ingresso e di conseguenza voglio dire, forse non ha avuto occasione di leggere a fondo l'ordine del giorno e di conseguenza è ancora più grave perché lei boccia un ordine del giorno senza manco leggerlo. E quindi la ringrazio, comunque sarà mia premura segnalare anche questa cosa ai dipendenti dell'ATM, che altro non chiedono di poter parcheggiare in prossimità del posto dove vanno a lavorare la loro auto. Grazie.